Un premio giornalistico in onore dell'indimenticato Michele Palumbo, a lungo collaboratore della Gazzetta del Mezzogiorno e scomparso ormai oltre 2 anni fa. I fatti, le idee, le opinioni nel segno proprio del giornalista andriese che in questa prima edizione del premio a lui intitolato ed immaginato dal circolo della stampa BAT San Francesco di Sales è stato ricordato con commozione dai tanti intervenuti in una sala della Biblioteca Ceci di Andria piena. Ha dato tanto e soprattutto ha lasciato una traccia di un passato che deve essere anche il futuro del giornalismo, quello locale, quello di prossimità, il giornalismo a chilometro zero, quello che in qualche modo scava nel territorio in cui opera. E Michele Palumbo è stato soprattutto questo, era un punto fermo, il vecchio corrispondente della Gazzetta di una grande realtà, di una grande città come Andria. E credo che probabilmente qualche sua battaglia, qualche sua riflessione, qualche sua analisi, qualche sua inchiesta abbia in qualche modo anche cambiato le sorti di questa città. Una prima edizione già ricca di contenuti, come hanno più volte ribadito i componenti della giuria in un parterre di partecipanti di alto livello. Presidente della commissione è stato proprio Piero Ricci, che è anche il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Puglia, che ha patrocinato l'evento assieme alla Sostampa e dal Consiglio regionale della Puglia. L'iniziativa è stata fortemente condivisa anche con la famiglia di Michele Palumbo ed ha visto la partecipazione attiva anche della provincia BAT, del comune di Andria e della diocesi andriese. Diverse le sezioni premiate, tra cui la giornalista pubblicista dell'anno con Paola La Catena, ma anche la sezione La Rubrica a Lino Patruno o il premio carta stampata assegnato a Lucianna D'Oronzo. Menzione della giuria per il direttore di Telesveva, Michele Marmo, per la sua inchiesta delicata sull'acqua inquinata di un pozzo artesiano nella periferia della città di Andria. Durante la serata è stato anche più volte ribadita la necessità di difendere il giornalismo di qualità, in un'opera costante di mediazione dei messaggi che nell'era del web appare quanto mai necessaria. La professione non cambia, la professione è sempre quella di informare i cittadini e farne cittadini responsabili, capaci di scegliere poi i governi che devono in qualche modo governarli. Il giornalismo non è cambiato, stanno cambiando purtroppo gli strumenti e lo strumento che abbiamo oggi è il web. Il web che è una grande opportunità perché ci fa vivere in diretta tutto ciò che è possibile vivere in diretta, però è difficile distinguere il fatto, un qualsiasi fatto che accade, dalla notizia. Ecco il ruolo del giornalista.